Il mio compito oggi è quello di presentarvi i risultati di un'inchiesta che abbiamo condotto come Forum Alzheimer e che poi è stato valutato dall'Ufficio Medico Cantonale. Il Who is Who nel Canton Ticino sta a significare chi e che cosa viene fatto per questo tipo di pazienti nel nostro cantone nelle strutture solo stazionarie. Si è trattato quindi di fare una ricerca di tipo qualitativo, un'indagine su appunto che cosa è stato messo in atto sia come organizzazione che come struttura nel nostro cantone. Abbiamo quindi inviato a tutte le case per anziani un questionario nell'autunno dell'anno scorso. Sono rientrati per il 30 novembre, che era la scadenza del nostro questionario, quasi tutti i questionari. Abbiamo dovuto ancora sollecitare alcuni ritardatari e il totale dei questionari rientrati è 58 sono 58, rappresentando quindi un 92% di risposta. I dati sono stati elaborati nel febbraio dell'anno scorso, scusate, di quest'anno. Gli istituti, ecco, alcuni ricordiamo che si assiste in questi anni a una maggior complessità, se volete, organizzativa, dove abbiamo due stabili e una sola direzione, e quindi in questo caso abbiamo contato chiaramente un solo questionario. Il questionario, chiaramente non vi è chiesto di poterlo leggere, constava di 8 domande e come ho anticipato c'è stato un tasso di risposta del 92%. Il questionario quindi valutava diversi aspetti, come ho anticipato prima, sulla presa a carico delle demenze senili e quindi era suddiviso prevalentemente in due parti. I risultati della nostra inchiesta. Hanno partecipato, come vi dicevo, 58 istituti, così suddivisi nelle varie regioni, che corrisponde alla suddivisione delle case per anziani nel nostro territorio. Alla domanda, nella vostra struttura quanti ospiti presentano un deficit cognitivo secondo il RAI, questa è stata la risposta, questo è il valore assoluto, il numero di pazienti rispetto al numero di posti letto. Vedete già che la media si aggira appunto poco più del 70%, quella cantonale, con delle differenze che possiamo vedere meglio in questa diapositiva, dove il valore percentuale, che variano da regione a regione. Abbiamo le case del Bellinzonese che hanno rilevato con lo strumento del RAI un 80% di pazienti con deficit cognitivo, quindi indipendentemente dalla diagnosi di base, e nel Locarnese un 68% di pazienti con deficit cognitivo. Quindi questa è un'indicazione per dove andare a vivere nel futuro nel nostro cantone. Per questi residenti, quindi che rappresentano la maggior parte degli anziani accolti nelle nostre case per anziani, volevamo sapere se erano stati adottati degli approcci di cura particolari. E come vedete, con nostra grande soddisfazione, intorno del 70% delle case per anziani nel nostro cantone, 67 per la precisione, hanno messo in atto degli approcci di cura particolari per questo tipo di residenti. A questo punto volevamo sapere quali tipi di approcci utilizzate e se ne usate più approcci contemporaneamente. Dal grafico vedete che c'è una distribuzione variegata, ma che ha anche un senso storico e cronologico, dove le case rispondono che nel 48% dei casi gli approcci che loro utilizzano prevalentemente la validation, seguito dal gentle care nel 18%, la stimolazione basale un 16% e altro, musicoterapia, altri tipi di terapie nel 18% dei casi. Questo, vi dicevo, ha una ragione storica, perché la validation è stato forse il primo strumento entrato nelle nostre case ed è anche come formazione proposta all'interno delle nostre case. Quanti metodi sono presenti nel vostro istituto? Quindi vediamo che il 44% delle case tende prevalentemente a favorire un solo tipo di approccio, quindi una cultura univoca di presa a carico.
mentre ci sono istituti che il 38% dei nostri istituti, e poi questi metodi sono complementari, non sono chiaramente alternativi, due tipi di metodi, 18% di case hanno tre tipi di metodi e nessuno, quindi fondamentalmente sono quelli che abbiamo visto prima. Gli approcci di cura hanno una certa differenziazione per regione e vediamo che la validation è più presente nel luganese, come pure il gentle care, ma qui anche dovuto a questioni di numero di strutture rappresentate anche in queste regioni. Il locarnese, invece ha una prevalenza appunto di altri tipi di approcci, ma forse anche perché è anche quello che ha meno, dichiara di avere meno pazienti con patologie legate a deficit cognitivi. Questa è una domanda, volevamo appunto sapere se lo specialista clinico in geriatria è coinvolto nei progetti di presa a carico di questi pazienti. Molti di voi ricorderanno che nel dicembre del 2003, con l'uscita della direttiva dell'Ufficio Medico Cantonale sui criteri di qualità all'interno delle case per anziani, uno dei criteri obbligatori per le case era proprio avere uno specialista, un infermiere specialista clinico in geriatria. E quindi è un po' che per noi la risposta cattiva di tornasole non fa solo numero nel contingente della casa, ma opera proprio nei progetti di presa a carico di questi pazienti. E anche qui vediamo delle differenze geografiche, però sicuramente possiamo dire che almeno in più del 60% dei casi del nostro cantone questa figura professionale è direttamente coinvolta nei progetti di presa a carico di questi pazienti. All'altra domanda, disponete di una consulenza specialistica o perlomeno della possibilità di chiedere consulenze specialistiche all'interno della vostra casa? Le case hanno risposto in questo modo, le tre consulenze più quale si attinge di più sono, non in ordine di importanza, la geriatria, la psicologia e la psichiatria e come potete vedere dalla barra gialla dell'istogramma, la psichiatria è quella più rappresentata. Anche questa ha una valenza storica, se volete, ma anche di disponibilità del servizio psicosociale sul territorio e quindi la facilità di questa consulenza viene in un certo qual modo confermata dalle risposte a questa domanda. Anche in questo caso volevamo sapere quale tipo di consulenze specifiche si fa maggiormente riferimento e vediamo c'è un po' di tutto, però fondamentalmente sono di uno o due tipi le consulenze alle quali si ricorre in caso di problemi di gestione di questi pazienti. La seconda parte appunto della ricerca, come vi dicevo prima, riguarda più specificatamente l'ambiente nel quale si vengono a collocare queste persone. Quindi, come ha detto prima il professor Guaita, anche l'ambiente fisico inteso come una risposta terapeutica. E a nostro giudizio la progettazione dei luoghi dedicati alla cura del paziente demente deve garantire in primo luogo una sicurezza, una flessibilità, una facilità di accesso e mobilità e una funzione e l'attività per quello per cui serve. E poi delle aree, come è stato fatto vedere anche prima con delle foto, delle aree intime, delle aree collettive e comfort che devono poi avere determinate caratteristiche. Quindi alla domanda disponete di un reparto specifico per anziani con deficit cognitivi, le risposte in questo caso sono state diverse rispetto all'organizzazione ed è che la maggior parte delle nostre case non si è ancora dotata di un reparto specifico, di unità o di una unità abitativa per persone con affette da deficit cognitivi. Quindi adesso abbiamo poi esplorato nella presenza di questi reparti specifici che cosa, quali soluzioni sono state adottate e le soluzioni architettoniche
che qui vi elenco sono quelle che sono risultate essere in atto nelle nostre case. Quello che non abbiamo fatto, non abbiamo approfondito il significato che ci sta dietro le parole, che cosa è inteso per unità abitativa protetta e che cosa è inteso per reparto chiuso, forse sono stati utilizzati come sinonimo, ma abbiamo ripreso esattamente alcune edizioni ritrovate. Il giardino protetto lo troviamo in 4 case per anziani, il percorso interno protetto, anche questo 7, e poi c'è un altro che raccoglieva un po' una miscellanea di soluzioni adottate. A questo punto ho voluto fare un confronto tra 7 progetti, quindi non erano progetti che erano ancora a livello di domanda di costruzione, delle nuove case, poi avremo una specifica, meglio una relazione dopo proprio su una di queste, cioè, anzi su diverse di queste case, e quali erano gli spazi collettivi che erano stati che erano presenti nel progetto architettonico. Ne ho elencati qualcuno: il corridoio, la sala da pranzo, la cucina, la sala animazione, il soggiorno, la lavanderia, vici pubblici, il soft corner e il giardino protetto. E vedete che solo alcuni di questi si ritrovano in tutti i progetti. E se invece mi riferisco agli spazi lavorativi, vedete come in questi progetti, ecco, questi elementi del bagno assistito, locali infermieri, eccetera, li ritroviamo esattamente in tutti i progetti. Con questo non voglio trarre nessun tipo di conclusione se non quella di dire che gli spazi lavorativi dove gli operatori sono maggiormente coinvolti sono meglio definiti anche a livello di aspettative di quello che ci deve essere. Quindi forse c'è ancora, ci sono degli spazi di approfondimenti. In conclusione, che cosa possiamo ricavare da questa indagine conoscitiva su quello che abbiamo all'interno del nostro cantone? Sicuramente possiamo dire che la percentuale delle persone affette da disturbi cognitivi è compresa tra il 68 e l'80% della popolazione residente, a conferma quindi di quella che è la sensazione di tutti voi che lavorate a case per anziani, che è cambiato il tipo di popolazione ivi residente e quindi accogliamo persone con deficit cognitivi sempre più importanti. Il 67% delle nostre case dichiara di aver messo in funzione o di sperimentare approcci di cura specifici per anziani affetti da deficit cognitivi, quindi questo è l'impegno che possiamo verificare all'interno delle nostre case per anziani. Di questi approcci, l'approccio della validation è quello che risulta essere il più utilizzato, seguito dal gentle care e dalla stimolazione basale. E questi 3 approcci sono contemporaneamente presenti nel 12% degli istituti. Gli specialisti clinici in geriatria sono impiegati in modo variabile per regione, dal 61 all'89% nell'accoordinamento e presa a carico dei pazienti anziani con deficit cognitivo. E la consulenza psichiatrica è attualmente quella maggiormente disponibile, seguita da quella geriatrica e da quella degli psicologi. Qua forse posso dire solo il 21% delle case ha finora adottato delle soluzioni architettoniche specifiche per anziani affetti da deficit cognitivi e laddove sono state messe in atto delle soluzioni dedicate, queste sono principalmente definite reparti chiusi, dove spero che anche qui faremo un passo avanti anche nella definizione e trovare un nome più appropriato che come Dipartimento della Sanità e Socialità proponiamo unità abitativa protetta, proprio per dare, per togliere questa connotazione di vecchia psichiatria. E le soluzioni architettoniche adottate finora nei progetti, nei 7 progetti che adesso molti dei quali sono in divenire, quindi in fase avanzata dei lavori, sono ancora dal punto di vista degli ambienti eterogenei, ma questo non implica nessun tipo di giudizio di valore, solo una ricerca a soluzioni che rispondano al meglio a questo tipo di esigenze. Quindi in conclusione, come
Ufficio Medico Cantonale, ma come anche Forum Alzheimer, da questa indagine conoscitiva che abbiamo voluto portare avanti, che cosa raccomandiamo soprattutto a chi è sul campo? Un maggior confronto tra pari sui risultati del RAI e sugli approcci utilizzati con gli anziani con deficit cognitivi, quindi uno scambio sull'implementazione dei metodi utilizzati. E infine l'utilizzo di linee guida per la progettazione di unità abitative protette per anziani con deficit cognitivi che peraltro sono state licenziate dal nostro Dipartimento settimana scorsa, e quindi su questo abbiamo sicuramente messo in atto quella che era una raccomandazione che come Forum Alzheimer ci davamo, ma chiaramente sono, come abbiamo sentito prima, qualcosa sempre in divenire, e quindi siamo aperti a tutte le proposte che vengono soprattutto dagli operatori che lavorano sul campo.